Com'è vero, ragazzi, a lunedì è durissimo dover ricominciare da capo, eh? Meno male che stavolta abbiamo la grossa consolazione della vittoria della Lazio. Ah, una vittoria splendida! Vergiate, hai visto la partita? Io? Come no? Tutta quanta, lì, davanti al televisore, forza Lazio! Fracchia, anche tu l'hai vista in televisione la partita? Ma che televisione! I veri sportivi la partita la vanno a vedere allo stadio, per gioire e soffrire accanto ai propri beniamini. Avete capito? Fracchia, tu sei andato allo stadio? Certo, 3 ore prima. Così ha avuto un magnifico posto. Abbiamo stravinto! Va via, Fracchia, non esageri. Stravinto non direi. Gli è 1-0 e su rigore. Quella provoca, Stia a sentire, signorina Mazzioni. No, quante volte le devo dire che le donne non capiscono niente di calcio? Oh! Puntina da risegno? Sì. Mi dispiace, Maffioni, ma questa volta devo dar ragione a Fracchia. Noi moralmente abbiamo stravinto, anche se il risultato è stato soltanto di 1-0. No, no, moralmente è stato un 4-0. Sì. Anzi, 5-0. E sono contento perché la Juve è la squadra di quel porco di Acetti. Sarà avvilito il nostro caro capufficio, eh? Sì, ma lo sapete che... Che c'è? Sabato voleva scommettere 1.000 lire sulla vittoria della Juventus. Dirchio com'è, si sentiva proprio sicuro. Pensare, ragazzi, che se Chinaglia non colpiva quel palo potevano veramente essere 4, 5, anche 6 gol. Andiamo, Fracchia, non esageri sempre. La partita l'ho vista anch'io, sa. E mi pare che l'1-0 sia giusto. In quanto al rigore, là ci sarebbe da discutere. E si sarebbe da discutere. Si sente innanzitutto. Signorina Maffioni, per l'ultima volta, le faccio presente che le donne non devono intervenire quando gli uomini parlano tra di loro. Soprattutto quando parliamo di calcio, che è un argomento prettamente maschile. Chiaro? Dai, calmo, Fracchia. No, sono calmissimo. Non essere così duro con la nostra cara signorina Maffioni. No, io non sono duro, ma equanime. Io le donne le lascerei a casa, a lavorare di cucito, accanto ai fornelli, a fare il bucato. Ha capito? In quanto a rigore, era un rigore sacrosanto! Buongiorno, buongiorno! Comodi, comodi! Comodi? Che io non dicevo niente, glielo... Ma come non dicevi niente? Ma come? Hai detto che la partita era una cosa stupenda, meravigliosa. Cosa fai? Lo neghi adesso? Sì, io lo nego! Cosa diceva prima? Mi dispiace se mi siedo. Avanti, si siede. Ho una leggera nausea. Allora, cosa diceva prima? Io? Sì. Quando? A Maletti. Io parlavo con Maletti. Sì, cosa diceva Maletti? Prima io mi complimentavo e gioivo per la vittoria della Juve. Vuol dire per la vittoria della Lazio. Ha ragione il dottor Acetti. Per la vittoria della Lazio? Eh sì, la Juventus ha perso. No, non è possibile. Ma come non è possibile? La Juventus ha perso per 1-0. Non sia così severo, via. Ma cosa c'entra l'essere severo? È una questione di risultati. La Juventus, purtroppo... Lo dice un tifoso esacerbato perché ha perso. Ha perso? Sì. Ma non per 1-0. Ah no, eh? E per quanto allora? Come? Ha perso per 0-0. Ma che stai dicendo? Per 1-0. Fracchia, 1-0. Non dica sciocchezze, Fracchia. Se avesse fatto 0-0 avrebbe pareggiato. Invece ha perso su un rigore. Ingiusto! Ma che ingiusto? Immondo! Ma che immondo? Frivolo! Un rigore sacrosanto! Un rigore sacrosanto! Ho l'impressione, caro Fracchia, che lei di calcio non ne capisca assolutamente niente. No, signorina, io non capisco mai niente, assolutamente. Ma com'è, non va mai qualche volta la partita allo stadio? No, io non vado mai da nessuna parte. E fa male, caro Fracchia, io invece ci vado e mi diverto anche. Ma perché lei è molto bella. Lei è molto efficiente come... Ma come? O se prima diceva che le donne di calcio non capiscono nulla, che gli è meglio che siano a casa a fare il bucato. Fracchia, lei ha detto questo? No, guardi che... signorina, guardate... Ma come no? Ma io sono stato detto qui davanti a tutti, via Fracchia. No, sono stato frainteso. Io non volevo dire questo. Io volevo solo dire che è un vero peccato che... Un peccato che cosa? Che è un peccato che certi mascalzoni di uomini... Oh. Sì, ci sono dei mascalzoni che tengono le loro mogli a casa la domenica pomeriggio a fare il bucato, a lavorare di cucito. Perché invece lei, Fracchia, le donne dov'è che le manderebbe? Come, già, signorina? È vero, signorina Ruini. Lei, Fracchia, le donne dove le manderebbe? Devo deciderlo ora. Ma cosa vuol decidere? Io le manderei in campo. A fare che? A giocare al pallone. Ma basta, basta, via! Interrompiamo questa discussione inutile e torniamo al nostro lavoro! Signor Ruini, lei ha perfettamente ragione, sa. Io ho l'impressione che il nostro Fracchia di calcio
Non capisca niente! Come stiamo andando? Ha visto ancora gente che canta e che balla? Sì, moltissimo. Tipico. È grave. Oh, mi racconti di questa sua angoscia nei confronti del suo capo ufficio. Mi stava dicendo che la perseguita. Sì, è un mascalzone. Mi perseguita moltissimo. Io vedo la sua faccia dappertutto. L'altro giorno mi è entrata anche in casa. Ah, siamo arrivati. Scendo. No, non si muova da lì. Avevo capito che eravamo arrivati. Infatti, siamo arrivati alla spiegazione delle sue turbe psichiche. Lei, caro, è al centro di un tipico esemplare regresso allo stato preadolescenziale. Lei si pare che la rimprovera, che la sgrida, che la punisce. Insomma, per lei, dottor Accetti, è il simbolo della madre. Domenico, vieni subito qui! Sì, vengo subito! Bravo! E cosa si dice alla mamma? Buongiorno, signor dottore! Ma cosa dici, stupidello? Chiami dottore la tua mamma? Era un complimento! Un complimento, idiota! Non ne fare più, altrimenti chiamo l'uomo nero, hai capito? Sì, signore! Non mi chiamare signore, stupidello! Altrimenti ti metto in ginocchio con 5 fagioli sotto ciascun ginocchio, hai capito? Sì, dottore. No. Sì, signore. No. Ma come la devo chiamare? Dammi del tu e chiamami mamma, hai capito? Ci devo dare del tu? Sì. A lei? Sì. Ma è riverente. Lascia stare l'irriverenza. Quello che conta è l'affetto. Hai capito, stupidello? Allora, come mi devi chiamare? Sentiamo. Come mi devi chiamare? Come la devo chiamare? Mamma. Su, avanti, ripeti con me. Mamma. 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 Ma, mi scusi, ma che cos'è la mamma? Quando è così è tutto chiaro. Se lo dice lei. Buongiorno, signorina. Lui. Fracchia, ci siamo appena salutati, no? Sì, è vero. Nuovamente, signorina. Lui. Come voi. Cioè, voglio dire che bella giornata, no? Effettivamente è una splendida giornata. Sì, molto effettivamente. Ma che bella macchinetta! È sua, Fracchia? Questa? Sì. No, è sua.
come mia. Ma no, che non è mia, no? No, è sua, nel senso che le voglio. Le vorrei, se lei ha d'accordo, offrire un passaggio. Grazie, Fracchia. Sarei... molto gentile, ma come vede io ho qui la mia macchina. E questo. Ah, signorina. Io vorrei esprimerle, approfittando di questa rarissima occasione, tutta la mia. Arrivederci, Fracchia. La mia, signorina. Signorina, è rimasta. La rimasta la cima. La rimasta. La cima. Arrivederci, signorina. Lo vede, Fracchia? Buongiorno. Quanti imbecilli, guardi. Tutti in macchina, tutti in macchina. Tutti in macchina. Non hanno ancora capito che se vogliono conservare la salute devono andare a piedi. A piedi. Io ogni giorno 15 chilometri a piedi. Io 14, uno in meno, non so se nota. Ma lei ha la macchina? Io? Sì. Ma lo so mica matto, io a piedi. Ah, mi fa piacere che lei la pensi come me, Franca. Guardi, io le dico la verità, sì. A me tutti questi imbecilli che in pieno 1975 ancora conservano il culto della macchina, sì, che vedono in automobile ancora un simbolo di distinzione e di agiatezza, sì. Beh, a me questi mi fanno... ridere! Ridere! Ridere. Mi fanno ridere questi cretini! Basta, Fracchia. Basta. Ecco, non dico... ma guardi per esempio... guardi quella macchina. Guardi quella macchina. Questa? No, no, quella. Questa qua. Guardi com'è ben tenuta. Come? Guardi com'è lucida. Pulita. Sì, è nuova, eh. E già, come se fosse un oggetto prezioso sì. Da custodire con mille cure. È ancora da pagare questa. Il proprietario di questo bidone, sì. A me, sì. Sa che cosa mi fa? Schifo. Schifo. Ha ragione, schifo. Sì. È uno stupido. È uno stupido. Che ancora non ha capito che la macchina è solamente un mezzo di comunicazione, capisci? Non si può essere schiavi di un mezzo. No. La macchina deve servirti. Sì. Non sei tu, tu che devi servire la macchina. No. No. Questo imbecille. È un mascalzone. È un mascalzone, sa per me? Che cosa fa? No. Invece che pena. Mi fa... rabbia. 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 È un mascalzone, ha detto mascalzone, bene prima. Sì. È un mascalzone. Bisognerebbe farci qualcosa. Sì. Eh sì, andrebbe punito. Punirlo. Andrebbe punito. Ai remi. No. All'ergastolo. No. Ha fucilato. No. Ma che. Purtroppo no. Non è previsto dal codice. Meno male. Ma noi, Fracchia, lo puniremo lo stesso. Ah sì? E quando? Mi guardi, Fracchia. Mi guardi. Sì. Mi guardi. Sì. Adesso lo punisce. Guardi bene, Fracchia. Lo punisce ora. Guardi bene, proprio. Che fa? No! E beccati anche questa. No! Coraggio, Fracchia. Si sfoghi anche lei. Via. Dia un bel calcione. Sarà come darlo al proprietario. Così, un bel calcione. Guarda. No! Così. Coraggio, faccia anche lei, Fracchia. Anch'io? Sì, un calcione, così. Oh, coraggio, vada. Con la rincorsa. Non vuole con la rincorsa. Con la rincorsa, vediamo. Su, coraggio, Fracchia. Ecco, basta lì. Non ci vedo bene. Venga. Con violenza. Fracchia. Ma che cosa fa? Come? Ma no, così, forte, così. No, così bisogna fare. Cosa c'è? Intergicristalli, Fracchia. Intergicristalli. Stia un po' a vedere. Sì. Stia. Guardi, Fracchia. Guardi, Fracchia. Cosa succede? Sono preoccupato. Perché? Per lei. Per me? Sì. Ma no, ma si non immagini. Vorrei che ci fosse il padrone in giro. Ma magari venisse, gli darei una lezione. I fanali. I fanali, Fracchia. Guardi com'è pulito. Lo lucido tutti i giorni. È uno stupido, è un idiota. Però è invitante, è vero? È vero. È vero che è invitante. Molto. Fracchia, sa cosa faccio? Cosa? Lo lascio a lei. Sì. Coraggio. Vuole che ci dia di testa? No, di testa, con le mani. No, perché mi si sono intrecciati i dita. Coraggio, non è il momento questo. Sì, posteggio, via, coraggio. Forza! E cosa ha fatto? Così non fa nessun danno! Ma come, c'è un preventivo di almeno 15.000 lire? Ma no, ma così bisogna fare, guardi! Ecco, così! Ha visto, diamogli una lezione a questo che crede ancora nel culto della macchina! Spacchiamo il lunotto! Al lunotto! Al lunotto! Al lunotto! Venga qui!
Venga qui, Fracchia. Metti. Venga. Metti. Che danno gli abbiamo fatto? Qui ci sarò. Guardi, occhio e croce, 300, 350. Ma sciocchezze! A noi che cosa ce ne importa? Ma cosa ce ne importa a noi? Senta un po', mi è venuta un'idea. Un'altra? Lei non ha per caso... Un'altra idea? Sì, sì, sì. Un qualche cosa che possa... Ma un coltello. No! Perché? No, un coltello no. Ah, non lo fa niente, non lo fa niente. Devo avere io un temperino. Aspetti. Meno male. Ah, eccolo qui, eccolo qui. Siamo fortunati. Guardi, Fracchia. Senta, bene. Scusi. Sì. Speriamo che sia affilato. Affilatissimo! Bene. Gli voglio rovinare la stupida carrozzeria. Bene. Guardi, Fracchia, eh. Sono felice. Guardi bene. Sì. Guardi. Guardi. Ecco qui, guardi. Guardi. E da. Da. Da, da, così! Adesso faccia lei, Fracchia. Io? Faccia lei, faccia lei. Coraggio. Sì. Come ho fatto io, coraggio, sì. Fracchia. Bene? Bene. Mi do una mano, per favore. Volentieri, volentieri. Sono un po' nervoso. Volentieri, volentieri. Forza, è pronto? Uno, due e tre, via! Ma non faccia resistenza. No. No, si rilassi! Sono in tensione. No, no, no. Lasci, forza. Senti, Uno, due e tre, tre. Via! Ma non faccia resistenza, non Fracchia, non mi faccia perdere del tempo! No, no. Avanti, coraggio, via! Due, uno, due, tre, via! Oh. Ah, che meraviglia! Bravo, Fracchia! Purtroppo io adesso devo scappare, sa? Non me lo dico! Sì, sì, si è fatto tardi. Peccato! È stata una bella giornata, vero, Fracchia? Magnifico. Ci siamo divertiti! Tomati. Ah, caro Fracchia! Oh. A più tardi, eh! Più tardi. Caro Fracchia, a più tardi! Sì. Coraggio! Forte! Con violenza! Sì. Bravo, bravo, Fracchia! Arrivederci, Fracchia! Dottor Accetti, mi dimenticavo la cosa più importante. Sì? A questo stupido l'assicurazione non lo paga nemmeno. Oh, sciocchezze! Domenico, che ti succede? Sei così triste, eh? Come? Sì. Ah, ho avuto un piccolo incidentino di macchina. Accidenti, che bella botta. E allora che farai sabato e domenica? Io? Sì. Ormai, cosa vuoi, sono rimasto anche senza soldi. Rimarrò a casa a studiare un po' i programmi per le prossime vacanze. Tanto fra un po' si va in ferie, eh? Buon divertimento. Grazie, Ciao. Molto gentile. Ciao. Sogni nei cassetti, quanti progetti, sfogliando i dépliant, quanti progetti e tanti tanti sogni, la 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 la, quanti progetti, sfogliando i dépliant, quanti progetti e tanti tanti sogni d'or. Occasioni per rapide evasioni e quanti sconti per festeggiare bene i nostri ponti, le
notti di Parigi. Mon amour. Crociera sul Tamigi. Yes, my love. Madrid e Barcellona. Facoltà ti vuoi il giro di Pamplona. Quanti sogni nei cassetti, quanti progetti, quanti progetti, sfogliando i dépliant, quanti progetti e tanti tanti sogni, la 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 la. Quanti progetti, quanti progetti, sfogliando i dépliant, quanti progetti e tanti tanti sogni d'oro. 100.000, tutto compreso, si paga a rate, tutto compreso. Soltanto il vino è sempre escluso. Un salto fino a Atene, son soldi spesi bene. Un lieve tocco di Marocco, magari ci incontriamo uno sceicco. Weekend tutto compreso, yaha bibi, è un poco faticoso, yaha mali, però lo stress del viaggio si sa che è questione di rodaggio. Quanti sogni nei cassetti, quanti progetti, sfogliando i dépliant, quanti progetti e tanti tanti sogni, quanti sogni. Noi facciamo quanti progetti. Non c'è dubbio che adesso con questi viaggi IT si risparmia moltissimo, E poi scusate, ma uno un tanto al mese neanche se ne accorge, no? Com'è vero, signor Ruini? Pensi, io 18 anni fa sono stato a Bangkok e devo ancora pagare una piccolissima rata mensile, neanche me ne accorgo, è uno scherzo proprio. Ah, chiamatemi pure sognatrice, ma a me piacerebbe così tanto andare nel Nepal, a Kathmandu. Oh, bello. E poi dico, ma dal momento che uno affronta una spesa e un viaggio, beh, allora tanto vale dare un taglionetto all'ufficio, alla città, a tutto, insomma. È proprio giusto quello che dicevi. Ma quando la smetterai di dare sempre ragione all'ultimo che parla? Si vede molto. Oh, fracchia! Allora cosa dicevi, Ruini? No, dicevo che se proprio non si riuscisse a organizzare con il nostro centro attività ricreative un viaggio nel Nepal, beh, allora potremmo organizzare noi una crociera, eh? E che idea straordinaria! Ma come le vengono queste idee così incredibili, signori? Signorina, io mi sono permesso di disturbarla per sottoporle questi dépliants sui quali ho passato tutto il sabato e la domenica. Questa è la carta sulla quale potremo vedere il nostro possibile viaggio. Guarda che bello. Ah, che bello. Vede? Il Giappone. Ecco, questo è il Giappone. Noi, per esempio, potremmo partire da Tokyo. Ecco, noi potremmo proprio partire da Tokyo. Ma si è fatto male? Come? Io? No, niente, proprio niente. Vabbè. Fracchia, poi guardi qui cosa dice il dépliant. Da Tokyo, in un sol balzo, possiamo andare a Parigi. A Parigi.
Guardi che meraviglia, Fracchia. In 2 ore da Parigi ci portano in Tirolo. In Tirolo. Di portarci nel Nepal, ci fanno stare anche 2 giorni a Londra. L'Inghilterra. Che è proprio uno splendido viaggio, Fracchia? Sì. E poi guardi, non è neanche caro, sa, 1.300.000. Ma 1.300.000? A rate, no? No, in contanti. Beh, bisogna riconoscere, signorina, che qui non è proprio come il Nepal, però in compenso c'è meno gente, vero? Contate, eh? Io non ci verrò mai, chiaro? Forza, Maletti, tocca a te, che aspettiamo? Ah, sì. Coraggio. 5.000. Passo. Diecimila. Non per me. Fracchi ha detto 10.000. Va bene, vedo le 10.000. No. Allora? Allora? Come allora? Cosa fa? Dico, cosa fa? Che hai? Oh, io ho tutto, no, mi è venuto uno sfogo. Ma non ci interessa in questo momento, Frank. Avanti, che cosa vuol fare? Vado via, vado su. Ma come se ne va? Ma se ha rilanciato lei, le basta la doppia coppia? Altro che. È più che sufficiente. Ma scusa, Gian Domenico, ma perché sei passato? Avevi un full, eccolo qua. No, non è vero. Non è vero. No, è un mentitore. Ma come mentitore? Ma sei qui, eccolo qua. Dottor professor, ingegnere Accetti, non ci creda. Lo fanno per confondermi. Insomma, vero o non vero, Fracchia? Cerchi di stare più attento. Sì. Giocando a poker, si sta attenti. E va bene, questo piatto
è mio. Giustamente. Forza, Maletti, ma giustamente, stia attento. Perché lei gioca con l'intelligenza. Va. Complimenti, dottore. Grazie, complimenti. Grazie, Roggiati. Sigaretta, dottore. Grazie, fumo dopo, grazie. Complimenti, dottore, dottore, ancora. Ecco qui. Dottore, io sono un suo grandissimo ammiratore. Sì, ma stia attento. Dal punto di vista fisico. Quando si gioca, bisogna... Ammiro dal punto di vista d'accordo, fisico. D'accordo, d'accordo, Fracchia. Lei gioca sempre, eh? Beh, sì, sì, mi piace, il pochino mi piace, ma mi piace anche giocarlo con voi, perché si tratta di ricreare un po' l'atmosfera del film. Sì, sì, certo, piace. Ah, sì, sì, scopriamo. Ci metto anche un rilancino. Grazie. Ah, benissimo, ecco, no, benissimo. Ecco qui, anche il rilancio. Ma il rilancio. Allora. Non apro. Non apro. Lei, Fracchia, cosa fa? Apre? Cosa faccio nella vita, dice? No, cosa fa? Cosa fa? Ah. Apre, vuole aprire, cosa fa? Che dici? Come che dico? Cosa vuol fare? Quello che vuole lei, faccio. Apre? Ma come quello che voglio io? Ma lei deve fare quello che ci consigliano le carte, scusi. Chi parla? Pronto, chi parla? Ma come pronto? Fracchia, per cortesia, stia attento un attimo. Sì. Allora, cosa fa? Fa quello... apro. Apre, benissimo. Di quanto? Ti apro di... Di? Dici? Sì. 5.000 lire, bene, mette le 5.000 lire. 1, 2, 3, 4 e 5. E 5, benissimo. Ecco. Vuole che ce le metta direttamente nel suo piatto da lei? Ma cosa c'entra? Metta qui, scusi. Io non so se lo vincerò questo piatto. Forse lo vincerò, forse non lo vincerò. Ma io non gioco. Lei non gioca? Forse sì e forse no. Forse allora... vince e forse... Va bene, forse... 10.000. Ah, 10.000. No, va bene. No. Siamo rimasti noi due, Fracchi. Noi due. Allora? Copri? Copri. Come? Parli? Tu copri? Parlo? Sì, parli. Vuole che ci racconti la piacere della mia infanzia? Ma non mi interessa la sua infanzia in questo momento, ma come gioca quest'uomo? Via, via, via. Sto piombando in un marasmo agghiacciante. Devi ma lo vedo, 5.000 lire, se vuoi giocare. Devo mettere? 5.000 lire. Lei non si offende, sì. Ma come mi offendo a questo gioco? Quante carte? Quante carte? Quante carte? Sì. Io ne ho una, due, tre. Ma non mi interessa quante carte vuole. Che cosa se vuole io, carte? Una. No, una. Quattro. Allora una. Quattro? Dieci ne prendo. Ma come dieci? Ma cosa, sì, ma cosa stiamo giocando? La riffa qui? Niente, non prendo. Niente. Servito. No. Oh, servito. È servito. Servito. Benissimo. Sono servito anch'io. Allora? Allora? Adesso? Come adesso? Esprima, parli. Esprima? Sì. Io? Sì. Sono stato fortunato. Perché? Non ho niente. Niente, no, no. Come non ha niente? Niente, niente, zero. Chi ha visto? Ma niente. Perché ha visto allora? Questa è la maniera di giocare. Ma... Ho visto per servilismo io. Vabbè, anche questo piatto è mio. Però, Fracchia, lasci che le dica una cosa. Lei a poker non sa giocare. Thank you.
Sei sempre in forma, Fracchia, bella cera, Fracchia. Passano gli anni e ti troviamo come sempre su, mentre l'orchestra suona, prendi una poltrona, mentre noi ci metteremo intorno a te. Dai, largo a lui, belli, fatelo ballare un po', belli, basta solo un po' di gin. Vi farà vedere lui come si ballava il vero swing. Hello, hello, Fracchia, tu sei il re. Il padrone qui tu sei di tutti noi. Ti ho nella testa, Fracchia, ti ho nel cuore, Fracchia. Tutti i giorni io non faccio che pensare a te, per te lavoro. E penso, penso e ci ripenso a quel giorno che starò sempre con te. Sì, voglio te, Fracchia, sono stufa di aspettar, Fracchia, se non ti decidi, ben, ben, ben. Thank you.
Grazie, Fracchia. Prego. Grazie. Prego. Ecco. Serve altro? Ma no, Fracchia, va bene, va bene. Meno male. Su, coraggio, non se la prenda. Cerchi piuttosto un'altra volta di giocare meglio. Va bene. Com'è buono lei. Facciamo finta che tutto va bene. Che il cielo sia costantemente azzurro. Che il sole splenda sempre allegramente. Che tutto quanto sia sempre sereno. Ruscelli, prati verdi e arcobaleno. Facciamo finta che tutto va ben, tutto va ben. Facciamo finta che tutto va ben. Magari non proprio tutto. Che il povero sia in fondo un gran signore. In fondo! Che il servo stia assai meglio del padrone. Facciamo finta! Che le persone anziane stian benone. Che i giovani abbiano sempre un'occasione migliore. Facciamo finta che tutto va ben, tutto va ben. Facciamo finta che tutto va ben. Tutto va ben, tutto va ben. C'è la salute. Tutto va ben. Siamo tutti amici. Tutto va ben. In effetti sono molto felice. Facciamo finta che tutto va ben, tutto va ben. Facciamo finta che tutto va ben. Facciamo finta che tutto va ben, tutto va ben. Facciamo finta che tutto va ben. Facciamo finta che tutto va ben, facciamo finta che tutto.